tempo di mostre e di tornare a condividere la bellezza di essere parte di un progetto condiviso. Gli Appiani a Popolonia è la mostra ideata da Marco Paperini, Past Experience, e Luciano Giannoni, direttore del Museo Didattico Numismatico di Marciana, in collaborazione con la Fondazione Aglaia, allestita negli spazi antistanti ed interni del Museo Etrusco di Popolonia. Un progetto centrale per la Fondazione Aglaia, lo sviluppo di un processo di valorizzazione che riguardi proprio il periodo in cui lo Stato di Piombino era al centro delle dinamiche politiche, economiche dell'Italia, ma anche del Mediterraneo intero, cioè quel periodo in cui era uno Stato e poi Principato che nacque nel 1399 per volontà di Gherardo Appiani, che lasciò il Pisa, che allora possedeva ai Visconti di Milano, e che ritagliò per sé un territorio ricchissimo da un punto di vista di georisorse che poteva offrire e che divenne effettivamente molto potente. Aveva capitale Piombino, il suo porto affacciato su tutto il Mediterraneo, definito come un topolino in mezzo a un'Italia di elefanti. Le monete ci dicono quello che succedeva, quello che girava, come funzionava il commercio, come funzionavano i rapporti. Qui ad esempio noi abbiamo la documentazione della circolazione monetaria prima che Piombino, o meglio, prima che lo Stato, il Principato di Piombino, si dotasse di una zecca propria. Una moneta d'argento che fosse del Regno di Spagna, che fosse, come in questo caso, della Repubblica di Lucca, era una moneta d'argento e valeva per quello che pesava. Lo stesso discorso vale per l'oro. Un primo accenno di moneta fiduciaria è invece sulle monetine di rame, che chiaramente non valevano per il metallo che contenevano, ma insomma si trattava di monetine che servivano per il commercio spicciolo. Mettere in piedi una zecca, se non è uno stato di una certa consistenza, anche numerica, come abitanti, certo, il guadagno era relativo. Diciamo, ma perché Piombino lo fa? Lo fa perché Jacopo VII diventa principe di Piombino dopo l'uccisione del padre, e quindi c'era probabilmente il bisogno, la necessità di dimostrare la continuità, e perché la moneta ha anche un altro grande aspetto, che è la pubblicità. Ha bisogno di far conoscere a tutti in Italia il fatto che lui è stato nominato principe e che la famiglia Appiani, malgrado quello che era successo al padre, ucciso una congiura in cui forse addirittura anche la madre, la moglie, non è che ne fosse molto molto estranea, aveva bisogno di dimostrare che lui c'era, che lui era principe e quindi valeva. Ebbe poi comunque la sfortuna di morire a 23 anni, quindi. Però c'è anche questo aspetto, quindi la moneta ha questa ricchezza di dati, di informazioni, è come un microchip della storia in cui dentro ci sono infilate tante notizie, emozioni e informazioni. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20:30 fino al 12 settembre.